Salve cari amici e buona giornata. Oggi 20 febbraio 2018, questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Caso Romeo, il GIP di Roma archivia Raggi, accuse inconsistenti, notizia di reati infondata. Lo ha annunciato la sindaca di Roma, postando su Facebook la decisione del giudice per le indagini preliminari che fa cadere l'accusa di abuso di ufficio per la nomina di Romeo a capo della segreteria politica. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha detto cancellato più di un anno di schizzi di fango. Resta in piedi l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra, dalla quale la prima cittadina si difenderà in giudizio a partire dal 21 giugno. Elezione 2018, sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi e ok a un Gentiloni bis contro i populismi. Oltre al semplice endorsement al presidente del Consiglio uscente, la leader di Più Europa e la frontrunner di Civica Popolare confermano la disponibilità a far parte di una maggioranza all'insegna di quello che i tedeschi chiamano Großkoalition. Sicurezza, gli 007 e rischio attacchi cyber per influenzare il voto, la minaccia terroristica attuale e concreta. Nella relazione 2017 sulla politica dell'informazione per la sicurezza, i servizi di intelligence spiegano che l'obiettivo è introdurre elementi di destabilizzazione e di minare la coesione. Sul terrorismo, allerta vigile sulle carceri e gli sbarchi occulti da Tunisia e dall'Algeria che aumentano la possibilità di infiltrazione di elementi criminali e terroristici. Redditi, il Tesoro dice nei prossimi 3 anni aumenti superiori a 1.000 euro, ma la cifra comprende i servizi del no profit. La prima relazione al Parlamento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile stima l'andamento del reddito disponibile aggiustato pro capite, in cui è compresa la valutazione monetaria dei servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali senza fini di lucro. Si prevede anche un calo di 0,2 punti dell'indice di disuguaglianza tra ricchi e poveri, grazie alle politiche di contrasto alla povertà. Giulianova, 17enne, accoltellata al volto da un compagno di scuola. Da una prima ricostruzione effettuata grazie alle riprese delle telecamere presente lungo il corridoio degli istituti, il ragazzo avrebbe fatto lo sgambetto all'aggressore, che avrebbe reagito tirando fuori il coltellino dallo zainetto e colpendo il compagno, provocandogli una ferita profonda sulla guancia sinistra e la rottura del molare. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.